Fermo dove sei. Sento una gran puzza. Non sono io. Sei stato tu. Non mentire, hai fatto una bella scorreggia. Oh, non ti vergognare. Non puzzi poi tanto. Ah, sì. Ti confesso una cosa. Quando scorreggio io, crepano mosche e zanzare, sai? Ma davvero? Ma che cazzo fai? È stato il braccio. È stato anche lo spostamento d'aria. Colpa delle tue scorreggine. Non me ne sono accorto. Oh! Per me non è un problema, ci sono abituata, sono una scorreggiofila. Se ci metti un fiammifero sputi fuoco dal culo. I gas mi rendono serena. È solo questione di abitudine. Oh, oh. Ne hai fatto forse un'altra? Dai, confessa, hai fatto una puzzetta, vero? Lo sapevo. Però non cacchi. Da quanto tempo non cacchi? Onestamente non ricordo. Su, bevici sopra. Adesso ti do una cosa, ma non una cosa qualunque, una bella purga. Certo, dipende dal tipo di stitichezza. Io credo che il tuo caso non sia poi tanto difficile. Certo, ci vorrà anche l'aiuto di una bella minchia. Non c'è dubbio, una bella minchia. Vediamo. Dai, fatti dare un'occhiata. Apri la bocca e di a. Beja Magix, mi hai asfissiata. Figliolo, sei pieno di merda. Scorreggi anche dalla bocca. Devi fare una cosa. Che cosa? Basta parti il culo, devi assolutamente cagare. Non so come fare. Adesso te lo dico io. Ci vuole un bel cazzo. Ti aiuterà a sturarti il culo, mio caro. Ma io... Lo so che non sei frocio, ma sai com'è. Meglio un cazzo in culo che rimanere pieno di merda. Sei d'accordo con me? Ma buttare di Eva. Io non l'ho mai presa nel culo. Lo so. Ma devi rassegnarti. Ti cercano in molti, sai. Vogliono il tuo culo. Ma che scherzi? A me piace la fica. Se vuoi, puoi leccare la mia, caro. Che schifo. Ma torniamo al discorso di prima, figliolo. Conosco proprio la persona giusta che fa il tuo caso. È un uomo vestito di nero, che è una minchia che fa paura. Una volta gli ho fatto un pompino che era la fine del mondo. Lui ti sturerà. Ma minchia. Lui sa che hai il culo otturato. E vuole a tutti i costi sbattertelo nell'orifizio, sai? Solo così potrai cagare. Tranquillamente. Sei disposta a dargli il culo, tesoro? Ma fino in fondo. Devi decidere tu. Solo così potrai liberarti. È così. Non c'è nessun'altra soluzione, credimi. Se vuoi salvarti, devi dare il culo all'uomo nero. Ovviamente non è il massimo della vita. Avvertirai un po' di dolore all'inizio. È sempre così la prima volta. Ma poi vedrai che ti piacerà. È il tuo destino. Tieni. Servono da anestetico. Mangiane uno e vedrai che non sentirai tanto dolore. Vai a prenderlo in culo, caro.